Ancora un successo della Camerata Musicale Sulmonese, il concerto al Teatro Caniglia dell'Orchestra Filarmonica Pugliese. Al pianoforte Shiran Wang, direttore Claude Villeret, con la partecipazione straordinaria di Gaetano Di Bacco al sassofono. Thank you.
molto applaudita l'orchestra, molti convinti applausi per Gaetano Di Bacco, che ha concluso alla grande il concerto. Sono state eseguite musiche di Rachmaninoff, Rossini, Molinelli. Poche parole di presentazione, ma molta musica.
Milano. Io credo che ci sia un attimo. Eccoci qua. Allora, Gaetano compie quest'anno i 40 anni della sua attività concertistica. Avrete avuto modo di vederlo anche su Debian, perché è ben descritto che iniziò nel 1983, tra l'altro un esordio importante al Teatro dell'Opera di Roma. E Gaetano Embacco è un amico di tutti noi, ma è un grandissimo artista. Non dobbiamo dire di più. Lo abbiamo voluto salutare oggi come direttivo, con la nostra segretaria che ci segue dal palco, impareggiabile nostro referente, anche di tantissimi abbonati che con lei si sentono. E circa 20 anni fa Gaetano si avvicinò alla Camerata Musicale Sulmonese, tornando appunto dai suoi impegni artistici, continuando ovviamente a fare la sua attività concertistica. Si è avvicinato con la sensibilità e la umanità che gli è proprio, che tutti riconosciamo, perché era un direttivo che nasceva dai fondatori, quindi la gente che ormai è andata molto avanti negli anni, e lui invece si è saputo non solo inserire, poi è diventato una persona assolutamente insostituibile nella nostra istituzione, perché lo ha fatto con la semplicità delle persone di livello, di altissimo livello, qual è lui, sia dal punto di vista umano ma anche da un punto di vista artistico. Ha dato tanto in questi anni alla nostra istituzione, perché le stagioni in cui stiamo assistendo, compreso il concerto di questa sera che sarà replicato a Bari, a Petruzzelli, addirittura alla Gran Sala di Salisburgo, quindi al Mozarteum, quindi ci sta portando delle cose internazionali nella nostra città, e lo sta facendo da tantissimi anni, e tutto il pubblico e la città lo apprezza. Ha avuto anche la capacità, e finisco, di allargare il discorso di divulgazione musicale della nostra istituzione anche fuori dal territorio, da un lato con i concerti estivi della rassegna che si organizza, Magaluna, che si organizza nei comuni del circondario, e adesso, avrete avuto modo di leggere sui giornali, riprende ancora una volta una stagione concertistica camerata anche a Castel di Sangro. Quindi a dimostrazione che la nostra istituzione è sensibile alla politica del territorio, ad aiutare alla crescita culturale del nostro territorio. Di questo ne siamo grati, perché sono idee soprattutto sue, e noi cerchiamo umilmente di dargli una mano nelle nostre possibilità. Quindi grazie tantissimo Gaetano, e non so Lando se vuoi aggiungere qualche parola. Comunque è un sassofono, ovviamente. Non è un gioco di parole. Noi abbiamo l'onore e il piacere di averti. Microfono. Perdonate. Dicevo, non è un gioco di parole. Noi abbiamo l'onore e il piacere di averti, prima ancora che come direttore artistico della benemerita Camerata Musicale Sulmonese, come un amico, un confidente, un consigliere e, almeno nel mio caso, un maestro. Permettimi di dire che tu hai l'onore e il piacere di essere il direttore di questa straordinaria istituzione culturale, che onora il sacrificio di tanti illustri cittadini che in anni ormai lontani hanno varato questa iniziativa che sfida il tempo e si avvia anche in forza del tuo aiuto, della tua preparazione, della tua bravura, a sempre più vasti e luminosi successi. Grazie a nome di tutti i presenti e della città e del suo circondario per quello che tu hai fatto e continuerai a fare.
Perdonami se qualche volta ti faccio 4-5 telefonate, se non riesco a capire quello che mi si dice, perché muta la mia modestia, la mia modesta preparazione, soprattutto in questo campo, e a voi tutti l'augurio che si possa sempre nel futuro ascoltare uno concerto di così straordinaria bellezza come quello che abbiamo ascoltato questa sera, per cui io rivolgo a tutta l'orchestra l'applauso e il ringraziamento più vivo. Grazie. Parlo perché non amo parlare, ma vorrei suonare, quindi fare un altro brano per voi, che è la cosa più la candidatura di un artista nazionale, la domanda, la vocazione.